Siamo qui all'ufficio dei servizi sociali del Comune di Cassino con Aldo Matera, il funzionario. È il terzo giorno che ho subito un'aggressione. Cosa è successo di preciso? Sì, è il terzo giorno consecutivo. C'è un signore, un nostro utente, che chiaramente ha qualche problema e viene qui perché chiaramente chiede soldi in continuazione e chiaramente non glieli possiamo dare. E oggi, per la terza volta, dopo le minacce, è passato ai fatti, quindi ha preso a calcio un ragazzo del servizio civile e ha strattonato violentemente un altro ragazzo del servizio civile. E avete chiamato le forze dell'ordine, chi è Sì, sono intervenuto? intervenute due pattuglie perché è venuto due volte oggi e per due volte sono intervenuti la prima volta i carabinieri e la seconda volta due pattuglie della polizia. I E i vigili urbani invece non sono intervenuti. vigili urbani erano impegnati, così hanno detto, insomma, non c'erano e quindi siamo stati costretti a chiamare, scusate, le altre forze dell'ordine. Siete preoccupati che questi episodi Sì, possano... perché il ragazzo, il signore, perché non è un ragazzo, il signore purtroppo è violento e l'ha già dimostrato più di una volta. Questi sono gli ultimi 3 giorni, ma già nei mesi scorsi era stato protagonista di altre situazioni spiacevoli. Ci saranno delle denunce per quanto Sì, accaduto adesso il stasera. mio collega è andato insieme ai ragazzi, si trova adesso proprio dai carabinieri che stanno sporgendo denuncia.